Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati e bentornati ai Care. Ci siamo presi una pausa forzata perché le direttive ministeriali hanno insomma chiesto ai comuni delle garanzie e anche il comune di Vudo Visconti, che ci ospita nella sede della radio, ha un po' insomma chiesto a noi della radio di stare a casa per un po'. Quindi noi che cosa facciamo? Abbiamo attivato questa modalità nuova, siamo a casa, ci colleghiamo comunque con Radio SP30 e questa sera, questa puntata speciale da casa, per me è una modalità nuova, ma è comunque fare radio lo stesso, e grazie a Radio SP30 e grazie al nostro ospite di questa sera siamo in diretta di nuovo e parliamo di scuole, parliamo di cinema, dopo insomma un periodo pesante, è un periodo che stiamo attraversando tutti, è un periodo storico difficile, delicato, che però ci vede tutti in prima linea, sia come scuola, come persone in generale, stiamo
veramente alcuni veramente bravi ad applicare questa modalità nuova, quella di veramente cercare di restare il più possibile a casa e di evitare il contagio di questo virus che sta veramente preoccupando un po' tutti. E poi in realtà noi stasera parleremo anche di altro, parleremo del cinema a scuola, che è insomma una materia e una l'arte bella che va portata a scuola, e ne parleremo con l'ospite di questa sera che è Claudio Gaetani. Ciao Claudio. Ciao Michele, ciao, buonasera a tutti. Allora Claudio, chi è Claudio Gaetani, di che cosa si occupa? Presentati Claudio. Allora, Claudio è una persona che è sempre stata affascinata dal cinema e che per un periodo della sua vita lo ha fatto, e poi ha scelto di insegnarlo e poi è ritornato a rifarlo, e che essenzialmente ama comunicare con le immagini, soprattutto. Questa è una cosa, sì. Ecco chi è Claudio. Bene, io dico che sono veramente contento di averti questa sera come ospite. Noi ci conosciamo perché tu sei stato qualche anno fa il mio correlatore per la tesi di laurea nella materia teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, e io mi sono laureato a Macerata, dove tu insegni tuttora, giusto? Sì, ancora insegno. E parleremo anche dell'altra tua, insomma, dell'altro tuo lavoro, cioè quello di fare l'attore, e ne parleremo perché insomma è fresco, insomma, è il tuo lavoro che abbiamo visto quasi tutti al cinema, quindi ne parleremo anche di questo. Claudio, io ti volevo fare una domanda prima di entrare in merito alla trasmissione e alla puntata di questa sera. Abbiamo parlato un po' di questo periodo, tutte nelle Marche, in Lombardia purtroppo abbiamo visto tutti le immagini purtroppo brutte di quello che è successo, e tutto è iniziato qua. Le Marche come vivono questo momento? Guarda, le Marche, chiaramente ci sono Marche differenti, perché c'hai la provincia di Pesaro che è stata colpita più pesantemente, altre in maniera più lieve, come la zona in cui vivo, che è Civitanova Marche e la provincia di Macerata. Qui io vivo in un piccolo paesino dove con l'alibi di avere il cane che posso andare a fare due passi, cioè devo andare a fare due passi per forza, ma ti accorgi che c'hai un silenzio irreale che sembra davvero di stare in un episodio di Ai confini della realtà, in cui tu senti questo silenzio, senti il cinguettio degli uccelli che non si sentiva più, senti l'aria pulita, ma soprattutto senti il fatto che le persone stanno nascoste, no? Che stanno in casa chiaramente, e con due pensieri, che c'è sicuramente il pensiero della malattia, di quanto può essere devastante questa malattia chiaramente, ma sento proprio, cioè, che senti che c'è anche una paura in merito a quello che potrà essere il futuro, cioè come questa esperienza qui cambierà le nostre vite, certo. con una maniera che sembra radicale, forte, e sì, cioè che tu che pensa solo, visto che parliamo di scuola, che accelerata ha dato questa cosa alla digitalizzazione della scuola. È vero. È una cosa che io ho a che fare spesso con docenti di scuola, no? Mi capita che molti che non sanno utilizzare il computer ancora, e questo le ha spinto questi
insegnanti a fare un corso di formazione acceleratissimo. Certo. E questo che porterà sicuramente a una rivoluzione forte. Già solo questo, se figuriamoci altre cose. È vero. Io sono docente, quindi oggi abbiamo avuto una programmazione lunghissima con i miei colleghi, che saluto perché so che sono in ascolto, e abbiamo parlato proprio di questo. Ci sono tante idee, ma non eravamo pronti, perché poi qua in Lombardia da un momento all'altro hanno chiuso le scuole, quindi io personalmente, ma anche i miei colleghi, abbiamo quasi tutto il materiale a scuola, quindi ci siamo veramente dovuti arrangiare con quello che avevamo. E abbiamo, poi dipende dai colleghi, dai docenti, però come abbiamo ribadito anche con iCare, con un video che abbiamo inviato qualche settimana fa, l'importante è dare voce, cioè la scuola deve dare voce e aiutare e supportare le famiglie e i bambini, cioè non è purtroppo richiesto di fare solo compiti. Ma quello che dobbiamo fare in questo momento è quello di veramente creare dei ponti che sono obbligati e dobbiamo veramente costruirli proprio per supportare le famiglie e stare vicino ai nostri alunni, dando voce, quindi cercando di farci sentire, cercando di sentirli, ma soprattutto di spronarli ad andare avanti come sempre. Ed è difficilissimo, ma possiamo farlo. Quindi oggi ne abbiamo parlato proprio con i nostri colleghi, che abbiamo la stessa linea, sì, andiamo avanti con la didattica, ma cercando veramente di stare attenti, perché purtroppo ci sono delle famiglie che in questo momento sono veramente prese da tante cose, tra il lavoro, alcune famiglie hanno, diciamo, hanno la possibilità di stare a casa in modo tranquillo, altre famiglie no, ci sono famiglie che hanno più figli, e la scuola deve stare attenta anche a questo, non può caricare inesorabilmente di compiti questa famiglia, perché deve andare avanti col programma. Dobbiamo stare veramente attenti, è un momento delicato e dipende dal buon senso di ogni docente. Io andrei avanti con la puntata, parleremo ovviamente, come abbiamo detto, di cinema, di questa settima arte, e con Claudio Gaetani, che è docente universitario e attore. E ripeto i contatti della radio, che sono www.spreaker.com/show/iCare, oppure sulla pagina di Radio Sepi 30, www.radiosepi30.xyz, o sulla pagina Facebook, www.facebook.com/radiosepi30/iCare. Bene, noi andiamo, Claudio, ogni ospite sceglie la playlist della puntata. Tu hai scelto la prima tua canzone e noi abbiamo aperto questa puntata con la sigla Another Day of Sun del film La La Land, perché insomma unisce un po' tutto quello che noi pensiamo di cinema, quindi musical, balletti, ma soprattutto questo Hollywood che ci appare in tutta la sua, diciamo, in tutto il suo fascino. E, ma non è solo Hollywood di cinema, ne parleremo dopo con te. Ma tu hai scelto un'altra canzone, una canzone che io non avevo mai sentito ed è veramente bella, Arcipelago. Perché questa scelta? Allora, è una scelta che nasce dal gruppo che la suona, che si chiama Banda Rulli Fulli, che è una banda di 60 ragazzi di diverse età ed abilità, che fanno una musica bellissima secondo me, e che sì, hanno avuto negli ultimi anni moltissimi riconoscimenti, hanno fatto degli album davvero d'autore, e loro sono stati i primi ospiti che ho avuto in mente per un festival che dirigo a Fermignano, nelle Marche, appunto, di Sigurdino, che si chiama PAC, Festival Internazionale sulla Pace, perché loro rappresentano, secondo me, uno dei modelli più riusciti che abbia mai incontrato del riuscire a
vivere in pace, cioè prendersi cura degli altri, delle cose, a creare unione e a creare un progetto di bellezza proprio, che è quello che questa musica, che questa canzone rappresenta. E noi ci ascoltiamo Arcipelago. Arcipelago, siamo terra luminescente che scorga dal fondo del mare. Siamo vita incandescente, libera di creare. Arcipelago, arcipelago. Siamo isole, frammenti di stelle, nate dal fuoco e dal mare. Siamo terra, semplicemente terra che sa trasformare. E siamo uguali nell'esser diversi, diversi nell'essere. Vai Michele. Bene, ecco, abbiamo ascoltato la canzone Arcipelago della gruppo Banda Rulli Frulli. È una canzone molto bella, particolare, e c'è un progetto dietro, come aveva spiegato Claudio, molto affascinante. E appunto c'è questa bellezza che vogliono trasmettere con la musica, come la bellezza che vuole trasmettere il cinema. Claudio, il MIUR e il MIBACT hanno redatto un piano nazionale di inserimento del cinema e dei media audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado, come previsto dalla legge 220 del 14 novembre 2016. Ma questo piano risponde a primarie esigenze culturali e formative? Guarda, questo piano è un miracolo, possiamo dire, perché giunge, secondo me, con un grande ritardo, perché da che andavo a scuola io, e ti parlo quindi di oramai un 35 anni fa,
se già il cinema veniva impiegato nella scuola in qualche modo, ma purtroppo però la scuola l'ha sempre considerato un po' il momento ludico e ancora che tende a considerarlo un momento ludico, no? Cioè, anziché fare una lezione noiosa, vediamo il film magari, no? Certo. Che cosa ha portato? Ha portato a far sì che spessissimo, cioè che spesso e volentieri siano stati offerti film anche che senza cogliere il loro effettivo effetto sul pubblico, no? È una cosa che per esempio che riesco a constatare spessissimo quando in occasione della giornata della memoria soprattutto, no? Che qui da noi viene considerata ancora come una cerimonia che può creare qualche discussione, no? E quindi che cosa fa? Si sceglie di vedere il film, perché il film è facile, se vogliamo, è una cosa innocente, se invece i film veicolano messaggi specifici che un docente oggi dovrebbe essere in grado di decifrare, di capirne la potenza, l'effetto e di in breve di capire che il linguaggio del cinema, che poi è quello della televisione, quello dei servizi giornalistici, è pure quello che fa il sistema informatico di qualsiasi computer, cioè che noi quando accendiamo il computer, sia che utilizzi un Mac, un PC, eccetera, quello che c'è davanti è un sistema visivo che sputa il linguaggio del cinema per comunicare con te. Ecco, dovresti capire che il cinema è appunto soprattutto un linguaggio che ha regole specifiche, che quindi ha effetti specifici e al quale possiamo chiedere di mantenere un certo comportamento, una certa etica, se vogliamo. Ecco, dobbiamo essere in grado di distinguere questo. Certo. In questo momento, Claudio, penso che anche a te abbiano fatto la domanda come docenti, soprattutto, ma anche genitori, quali film poter vedere in questo periodo e come il cinema può aiutare a vivere questo periodo in modo diverso, cioè quindi alleggerendo un po' le tensioni o alcuni, anzi, devo essere sincero, a volte il palinsesto e anche la TV stanno facendo vedere film con tutti con la tematica dei virus o dei contagi. Tu cosa in questo momento ad esempio suggerisci come insomma cultore proprio di quest'arte, come il cinema può aiutare i ragazzi, i bambini, i ragazzi a superare questo momento, ma anche a un po' insomma ad essere motore di diciamo condivisione e di riflessione. Wow, guarda, il cinema, che ti devo dire, innanzitutto c'è da capire se uno è curioso del cinema di per sé, no? E quindi se abbiamo questo tempo in cui dobbiamo stare in casa, siamo spesso davanti agli schermi, eccetera. Io quando ero ragazzino, avevo 17 anni, comprai un dizionario dei film e collezionai tutti i film che avevano i quattro pallini, no?
perché quelli erano considerati da qualcuno che ne sapeva più di me i capolavori del cinema, e quindi li volevo scoprire, li volevo vedere. Questo qua già potrebbe essere un modo per entrare dentro questo specifico medium. Altrimenti, che ti devo dire, nei tempi più recenti mi è capitato di vedere film che mi hanno sorpreso enormemente, che secondo me riescono in qualche modo a stimolare a prendersi cura degli altri, no? Che per me è un po' quello che il coronavirus ci sta insegnando, se vogliamo, no? Cioè, certo. che noi dobbiamo rimanere in casa, sia per noi, ok, ma perché abbiamo responsabilità verso gli altri, verso chi magari è fisicamente più debole, o comunque abbiamo questa responsabilità verso chi può essere più debole rispetto a noi. E questo qui già appunto è una sarebbe già un bellissimo cambiamento se riuscissimo davvero a introiettare ciò. E da questo punto di vista ci sono moltissimi film che insegnano ciò, cioè che parlano di ciò, che lo valorizzano. A me, che ti devo dire, in un tema di film che possono essere proponibili in una scuola, a me piace moltissimo, che mi hanno stupito davvero negli ultimi anni, i due film di Paddington 1 e 2, che sono bellissimi proprio, e Jojo Land, Jojo Rabbit, e poi altri di cui parleremo, visto che stanno nella scaletta musicale. Va bene. Ok? Sì. Allora, noi adesso andiamo avanti appunto con la tua playlist, ma prima volevo ricordare un'altra cosa. Tu non solo sei docente universitario, ma sei anche un attore. Noi tutti ti abbiamo visto nei panni di Arlecchino nel nuovo film di Matteo Garrone, Pinocchio. Sì. Com'è stata questa avventura con questo cast eccezionale? Perché tu hai lavorato proprio in prima linea con Gigi Proietti anche. Sì, mi è capitato di incontrare moltissimi. Che era Mangiafuoco, ecco perché. Sì. Proietti e Mangiafuoco, c'era Ceccherini che stava sempre, comunque sia con noi, e che dava consigli anche rispetto alla comicità di specifiche situazioni e scene, ma soprattutto stavi con Matteo Garrone, che sinceramente è proprio una bellissima, cioè una bellissima persona e un artista straordinario. Giusto due sere fa su Rai 1 hanno trasmesso un documentario, sembravano applausi, su Marcello Ponte, l'attore di Dogman, da Garrone, in cui che fungeva un po' questo film da backstage di Dogman, e poi vedere davvero che grande regista è Matteo, che chiede agli attori di essere in qualche modo autori della scena, chiedendogli di improvvisare, di metterci del loro, e è bellissimo questo. E certo. Cogli che c'è proprio anche
uno spessore che visivamente è cinematografico, assolutamente, a un livello internazionale, oserei dire, e invece attorialmente che ha proprio quella dimestichezza con che si ha in teatro. Cioè lui infatti lavora moltissimo con attori di teatro e questo che permette ai suoi attori di diventare, come vi dicevo, autori insieme a lui della scena. Certo, poi creando un bellissimo clima all'interno del cast, di quello che insomma del gruppo, comunque di tutta la macchina cinematografica del film, diciamo. Guarda assolutamente, lo dico senza piaggeria, senza niente, ma il gruppo di Matteo Garrone che è fatto di amici, se vogliamo, cioè c'è gente che lavora con lui dagli inizi, è un gruppo di belle persone, gente che si vuole bene e, se ritorniamo appunto di prima, che si prende cura di un progetto insieme, e questo qui è bellissimo, un clima lavorativo incredibile. Bello. E che ti manca dopo, che ti manca quando hai assaggiato la cioccolata di lusso, è difficile. È vero. A quella da sacchetto, no? Se vogliamo. Bella metafora. È vero, comunque. Allora, noi adesso parleremo anche successivamente dei tuoi lavori e insomma di tutto quello che ruota intorno al Claudio Gaetani, ma essenzialmente parleremo di cinema a scuola. Ma adesso facciamo un'altra pausa musicale ascoltando un'altra canzone che hai scelto tu, del boss della musica internazionale, Racing in the Street di Bruce Springsteen. Perché questa scelta? Perché è un perché Springsteen è proprio un cantautore cinematografico, cioè lui sfrutta il testo e la musica a fini, cioè come se quello che avesse davanti che fosse un film in cui anziché le dissolvenze, anziché il montaggio eccetera, c'hai gli strumenti e le parole della canzone, e questa canzone che ho scelto è una storia bellissima, una storia anche drammatica e mitica, se vogliamo, che finisce con un grandissimo respiro, in cui ci possiamo accorgere di come gli strumenti vengono proprio impiegati per partecipare a un racconto. È una canzone che è puro cinema questa. Bene, allora noi ascoltiamo questa bellissima canzone di Bruce Springsteen. We only run
dead. We shut 'em up and then we shut 'em down. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em off in my first heat. Summer's here and the time is right for racing in the street. We take all the action we can meet, and we cover all the Northeast state. When the strip shuts down, we run 'em in the street, from the fire roads to the interstate. Now some guys, they just give up living and start dying little by little. Some guys come home from work and wash up and go racing in the street. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em all out of their seats. We're calling out around the world. We're going racing in the street. I met her on the strip 3 years ago in a Camaro with this dude from L.A. I blew that Camaro off my back and drove that little girl away. But now there's wrinkles round my baby's eyes and she cries herself to sleep at night. When I come home, the house is dark. So sad, baby, did you make it all right? She sits on the porch of her daddy's house, but all her pretty dreams are torn. She stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. For all the shutdown strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, tonight my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sins off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright. Out of our way, mister, you best keep. 'Cause summer's here and the time is right for racing in the street. Thank you.
di una canzone. Vai Michele. Vai Posso Michele. andare in diretta? Sì. Ok, bene, dopo aver ascoltato la canzone di Bruce Springsteen, noi andiamo avanti con la puntata, vediamo un attimo se Claudio è in linea con No, noi. certo. Si può. bene, Claudio, quali possono essere, dopo aver parlato appunto di questo piano nazionale di inserimento del cinema nelle scuole di ogni ordine e grado, ma quali possono essere i percorsi di formazione nell'ambito del linguaggio cinematografico e audiovisivo rivolto agli insegnanti? E poi ti faccio anche una premessa, ci sono dei percorsi, ad esempio, che anche diciamo, il MIUR ha messo a disposizione quest'anno per diciamo, tot docenti attraverso i cinema, ma soprattutto, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio cinematografico con a tema religioso e quindi legandolo a diciamo, il cinema di oratorio. Quando per te è importante questo percorso, e come gli insegnanti in generale si possono formare nell'ambito del linguaggio cinematografico e audiovisivo? Allora, dunque, innanzitutto questi progetti qui del MIUR e del MIBACT sono dei progetti piuttosto stratificati e diversificati, cioè che offrono più modalità di azione. Una di queste è quella che vuole spingere i ragazzi a raccontarsi attraverso il cinema, ma già questo qui è un ottimo modo, no? Cioè impari il linguaggio del cinema per raccontare te stesso o la realtà che ti circonda, che può essere quindi il tuo paese, la tua scuola, una realtà che ti è vicina. E questo già è fondamentale. Poi, appunto, che come la scuola un po' inconsapevolmente ha sempre fatto, il cinema tu lo puoi impiegare con qualsiasi cosa. Il cinema può essere una fonte di storia, ad esempio, cioè che tu vedendo un film degli anni 50, immagina, 60, 80, quello che vuoi, puoi capire quello che succedeva in quel tempo lì e come la gente elaborava quei temi lì e poi cioè, il film diventa in questo caso il terreno di una vera e propria indagine poliziesca, cioè in cui devi andare a capire quali sono le intenzioni. E questo qui è un invito per i docenti, cioè cercare sempre di capire che dietro il film c'è qualcuno, c'è un'industria culturale, c'è un autore, uno sceneggiatore, un qualcuno che ha idee, pensieri, eccetera, e che già vuole raccontare a qualcun altro in grado di recepirlo. Quindi, più che essere una comunicazione innocente e leggera e ludica, proprio un'intenzione, quindi la mia sfida ai docenti è quella di essere in grado di cogliere sempre le intenzioni. Poi, per quanto riguarda il tema sulla religiosità, anche qui c'è da cogliere le intenzioni, c'è un modo che è bellissimo di raccontare la religiosità che può essere, cioè, più che religiosità, la chiamerei la spiritualità, che è una delle grandi
componenti che abbiamo, sia che la vogliamo negare che no, noi abbiamo una componente spirituale che ci fa provare empatia, che lavora nella nostra coscienza. Su questo ci sono moltissimi film che l'hanno dimostrata senza essere per forza religiosi. Se pensiamo a uno dei film più cristiani che conosco è Roma città aperta, o se pensi alla cultura zen dei film di Yasujiro Hozu, è una cosa che ti cambia la vita dopo una visione. Ma davvero, se andate a leggere il libro di Wim Wenders, Inventare la pace, che lui racconta proprio di quanto l'incontro con un film di Yasujiro Hozu gli abbia cambiato la vita in questo senso. Vero, vero. Bene, io poi per quanto riguarda la spiritualità ho sempre il ricordo della mia tesi di laurea, che era sull'immagine del Cristo nel cinema, e ho visto pellicole che parlavano di questa immagine sul sacro, importanti, alcune veramente conosciute attraverso proprio la mia ricerca, insomma, per la tesi. E sì, hai ragione tu, la spiritualità è molto importante. Forse diciamo, formare i docenti su questo filone non è assolutamente un rischio, è una scelta dettata anche diciamo dalla crisi anche adolescenziale, che a volte, grazie a una formazione attenta sulla spiritualità, perché insomma i bambini no, però i ragazzi hanno sempre questo punto di vista un po' critico sulla religione, perché è veramente l'adolescenza è un momento un po', diciamo, delicato, dove tutto viene messo in dubbio, e quindi il docente che si forma anche attraverso veramente questa preparazione è importante. Come dici tu, non per forza devono essere film a sfondo religioso, ma è la spiritualità che dentro alcune pellicole come Roma città aperta, come altre pellicole, che è importante da far vedere e riflettere, insomma, ai ragazzi. Bene, l'altra scelta musicale che tu hai fatto, Claudio, e anche questa è una scelta che voglio capire perché, anche questa è una canzone molto particolare, Summer. Perché questa scelta? Ma questa scelta viene da una colonna sonora di un film bellissimo che si intitola L'estate di Kikujiro di Takeshi Kitano, e è un film che, se vogliamo, appunto, in qualche modo anche zen, in cui si racconta di un bellissimo rapporto fra un bambino e un gangster della Yakuza, che diventano della mafia giapponese, cioè che diventano amici. E è un film meraviglioso, e il buon 50% del film lo fa questa musica incredibile di Joe Hisaishi, che magari i più possono conoscere per le colonne sonore di moltissimi dei film di Hayao Miyazaki, quindi delle colonne sonore dei film di Miyazaki. E secondo me è bellissima, è una canzone che mi apre il cuore e che sta sempre in macchina con me. Bene, allora noi ce l'ascoltiamo. Thank you.
abbiamo ascoltato Summer, questa canzone che insomma fa parte della playlist dell'ospite di questa sera, che è Claudio Gaetani, ricordiamo, docente universitario e attore. Con lui stiamo parlando di cinema a scuola, abbiamo veramente una bellissima puntata. E adesso Claudio, questo è un momento tutto tuo per pubblicizzare convegni, corsi ed eventi che ti vedono protagonista, quindi parlaci liberamente di quello che insomma è il tuo quali sono i tuoi eventi in futuro e nei prossimi mesi. Allora, in questo istante qui è tutto bloccato, e quindi anche di quello di cui vorrei parlare, di cui vi parlerò, ci metto sopra un punto interrogativo, cioè sperando che si faccia, cioè la seconda edizione del mio festival PAX, che si svolge a Fermignano, questo festival internazionale sulla pace, che vuole essere un po' una condivisione di esperienze di artisti, attivisti, e il paese è bellissimo, il programma lo sto ultimando ora e l'appuntamento è per il 17, 18 e 19 luglio, un weekend nelle Marche spettacolare, e spero che qualcuno che possa essere interessato e magari seguire la pagina Facebook e quella Instagram del festival, sperando che venga confermato appunto quest'anno, e dove a breve cominceremo a dare qualche indizio sul programma, ecco. Bene, questa qui è la cosa più principale. Principale. Poi sto lavorando ad altri film, ma adesso non ne posso parlare. Sono ok. Mi è vietato, me l'hanno vietato, non posso dire niente. Possiamo chiedere solo quanti film? Ce ne stanno due, uno già realizzato e l'altro che verrà realizzato invece a ottobre, che purtroppo è stato posticipato per il coronavirus. Certo. Mm-hmm. Bene, allora che possiamo dire? Buon lavoro, in bocca al lupo. Non sapevo di questo festival, forse l'avevo visto ma non lo spero di vederti, sì? se vorrei. Speriamo, speriamo. Sì, nelle Marche ci torno spesso perché insomma sì, infatti. Come nasce, Claudio, questo festival? Questo festival nasce da un'esigenza a un certo punto, cioè che volevo mettere insieme le persone di cui stimavo, che stimavo per il lavoro, per l'opera, per le grandi cose che avevano fatto, con un atteggiamento che mi faceva, che mi fa pensare che queste persone siano in grado di inventare la pace ogni giorno, come appunto la banda Rulli Frulli, o come Penso Vetrano e Stefano Grandisi, che sono due attori che fanno spettacoli fantastici. Penso Vetrano è il maestro di scuola in Pinocchio, e altri che abbiamo avuto e che sono riusciti a trasformare il piccolo borgo di Fermignano in un posto in cui le persone, dai bambini ai più vecchi, hanno condiviso esperienze insieme, in cui appunto che ti posso dire, ho visitato un regista, Daniele Gaglianone, che per me è un grandissimo regista italiano, e oltre a presentare un suo film, lui ha presentato un film che gli abbia fatto fare esperienza di pace, e quindi abbiamo visto l'infanzia di Ivan di
Tarkovsky, così come di perturbazione la band torinese è venuta e ha fatto fare un percorso storico nella musica di pace, è stato bellissimo. E, insomma, è un bambino a cui voglio molto bene questo festival e spero che veniate a conoscere. Spero veramente di sì, spero veramente. Anzi, speriamo che finisca presto questo periodo e che si faccia questo festival. Speriamo che si faccia. Infatti. Vedo cose che saltano da qui a giugno, speriamo. Sì. Speriamo. Dai, speriamo. Dai. Bene. Noi continuiamo con la playlist, Claudio, e c'è un'altra canzone molto carina, Wild Thing dei Sister Cattle. Perché questa canzone? Dunque, questa canzone è una canzone che ti fa stare bene, ma che soprattutto che ti fa stare bene se vedi il video. E il video sono i titoli di coda di un film, cioè Something Wild, qualcosa di stravolgente, di Jonathan Demme, in cui questa Sister Carol canta in un lunghissimo piano sequenza tutta questa canzone qui. E mi piace perché c'è un autore che mi ha insegnato in qualche modo come stare al mondo un po', è Jonathan Demme, che si ricorda soprattutto per Philadelphia e Il silenzio degli innocenti, un film che ti fa forse pensare poco alla pace, ma che ce l'ha anche quello e che ha considerato anche la musica un qualcosa da filmare cinematograficamente. Da qui la scelta di questo bellissimo, di questi bellissimi titoli di testa realizzati con un unico piano sequenza in cui Sister Carol canta e si esibisce. Consiglio di vederli su YouTube e di ballare davanti allo schermo. Benissimo, allora noi ci ascoltiamo questa canzone. Join in the ring. It could be queen or it could be king. You go your way and I'll go mine, as long as you just make it fine. The rain will shine, some drinking wine. Some even dress like Frankenstein. Move up your waist, your body line, but just you do it right on time. A wild thing. It is a wild thing. Funky shoes you always wear, things you got can't even share, complaining that you're on welfare. Sit with the beat and move your feet, and do it till you feel the heat. This is so
just make it fun. Put rain or shine, some drinking wine. Some even dress like Frankenstein. Fuck your waist and your body line. Just as long as you do it on time. Wild thing. Come on, come on. But things you got can't even shit. Complaining that you're on welfare. It's a wild thing. And I saw me say, and I saw me really say, wild thing. Do it, Joe. No, wild thing. Suck it to me. Do it. Wild thing. Bene, abbiamo ascoltato questa canzone, veramente l'abbiamo anche ballata. Non so Claudio se tu l'hai ballata, ma io sì. Sì, sì, miseria. Bene, almeno abbiamo un po', insomma, riso, scherzato, parlato di un argomento molto bello che è il cinema, grazie a Claudio Gaetani. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ti ringrazio, Claudio, per essere stato con noi, ma prima di salutarci, io ti do questo compito di, come do a tutti gli ospiti questo compito, anche a te, di pensare, di augurare una buonanotte agli ascoltatori con le parole del cinema. Quindi pensando a quello che abbiamo detto questa sera, che come il cinema può augurare una buonanotte agli ascoltatori di I Care. Pensaci bene, Claudio, ritorno tra pochissimi secondi e intanto ricordo gli appuntamenti della radio e il link per seguire la puntata di questa sera. Ci siamo, Claudio? Sì, mi stai mettendo. Va bene. Quello che ti viene, dai. Intanto ritorno subito da te. Ma intanto voglio ricordare che la radio a poco sta riprendendo, come abbiamo detto all'inizio della puntata, diciamo abbiamo una modalità nuova, diversa, ma grazie al supporto di Paolo Sala di Radio SP30 e insomma a questa grandissima famiglia che è appunto Radio SP30, stiamo continuando con le nostre trasmissioni in modalità home, cioè da casa, e quindi ognuno di noi sta riprendendo a fare le trasmissioni che facciamo non per lavoro, ma facciamo proprio perché è il nostro hobby e ci piace insomma condividere attraverso la radio, dare dei messaggi e, per quanto riguarda i care, far capire che la scuola in questo momento c'è e non è soltanto valanga di compiti, ma è soprattutto la scuola che si attiva per supportare le famiglie, per supportare i bambini, i ragazzi in questo momento difficile, grazie a argomenti interessanti come quello di questa sera, ma ci saranno altri argomenti nelle prossime puntate e lo tratteremo con veramente delicatezza, ma con la nostra diciamo bellissima impostazione, l'impostazione della radio, ma l'impostazione di un programma fresco che deve arrivare a tutti e cercare di insomma far divertire e far anche riflettere su temi importanti e belli. Ricordo appunto gli appuntamenti della Radio 730 che è con Viva la Mamma, con Monica Fiorin, e a poco riprenderanno le altre trasmissioni, ma ci sono sempre Ricky DJ, DJ Marco a caso con le loro playlist, con le loro musiche che ci fanno insomma rilassare, e poi a poco riprenderanno anche altre trasmissioni come Copia e Incolla. C'è anche in attivo già Luca Nozza con la sua trasmissione, e quindi Radio SP30 sta riprendendo da poche settimane questa modalità nuova, però cerca di veramente condividere con voi questi messaggi che
da 3-4 anni portiamo avanti. Bene, allora ritorniamo a Claudio Gaetani, ma prima volevo dire che potete seguire la diretta, la puntata, quindi riascoltare la puntata di questa sera, di martedì 31 marzo, il Cinema a Scuola, cliccando sul sito www.radiocp30.xyz o sulla pagina Facebook, sul link della puntata del Cinema a Scuola, dove vedete proprio l'immagine della locandina con il nostro ospite Claudio Gaetani. E quindi cliccate sulla pagina Facebook www.facebook.com/iCare e appunto riascolterete questa puntata. Claudio, allora, che cosa ci vuoi dire? Allora, la buonanotte che ho scelto a questo punto è Casa di Simata, che sono le parole che appaiono nel sogno di Posto e Mezzo a Marcello Mastroianni. Visto che siamo nel pieno del centenario di Bellini e dobbiamo augurare la buonanotte, buoni sogni, eccolo qua. Benissimo. E grazie Claudio per questa sera, per questa puntata, grazie veramente. So che non è stata una giornata facile, quindi ti ringrazio veramente tanto. E ci lasciamo con l'ultima canzone che hai scelto. Presentala tu e spiega anche il motivo di questa scelta. Questa canzone, confesso, che viene da una colonna sonora. Una colonna sonora splendida. Ti sento un po' distante, Claudio, se puoi avvicinarti una. Sì, scusi. Che la colonna sonora viene. Cioè, la canzone viene da una colonna sonora splendida, completamente strumentale di Edge, il chitarrista degli U2, anzi, come oggi abbiamo imparato a chiamarli. E che è cantata da Sinéad O'Connor. Il film si chiama Captive, è un film di qualche anno fa, ma il disco è strepitoso e questa canzone è fantastica. Bene, allora noi ci salutiamo con Claudio Gaetani, ti ringrazio veramente Claudio. Grazie e ti ascoltiamo questa canzone. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Passa di domani.